Allora eccoci qua pronti con un carico di tutto rispetto. Oggi è giovedì 12 settembre e sto andando a Imola sul circuito alla mostra a scambio che si tiene ogni anno. Ed è la prima volta che ci vado come venditore. Ecco, adesso qua siamo a Padova. Sono a Bologna, là si vede il palazzo dell'Unipol. Sono appena arrivato, sono le 11 di sera e questo è il piazzale del paddock, colmo di veicoli. Ma la cosa più incredibile è che ho già venduto il sulky appena arrivato. Sono stato avvicinato da un tedesco e me lo ha preso subito. Ce l'avevo in vendita sui vari siti da almeno 2 anni. Mai venuto nessuno a vederlo. Adesso vado a dormire, ma sono carico per questa nuova avventura. Allora, sono le 6 del mattino e sono tutti qui che fanno la ressa per entrare. Riprendo anche l'entrata perché è emozionante, almeno per chi come me lo fa per la prima volta, diciamo. Ed ecco qui il paddock visto da dentro. Adesso la cosa complicata è riuscire a trovare la piazzola. Volevo solo farvi vedere questo daily bilico, guardate, targato Germania. Beh, sempre solo loro che possono essere così tecnici. Guardate che bello, un daily trattore. Meraviglioso, e con le sospensioni ad aria, con sopra la cabina, guardate, daily trattore, prima volta che ne vedo uno dal vero. Bene, direi che come esposizione più o meno ci siamo, non tiro fuori tutto perché il tempo non è stabile, però intanto insomma il 70% è tutto fuori, lattine, una cassa piena di pezzi di Ciao, cerchione della XGT, motore davanti del sulky e questo cilindro di un aereo, motore stellare, pezzo Land Rover, motore BCB 250 delle Lovil Varzina e forcelle di biciclette per tutti i gusti e un Ciao completamente smontato. Vi faccio vedere un po' la panoramica che c'è qui nella mia zona. Qui siamo io e il mio amico Gianfranco. Cielo un po' coperto, lì vedo una bellissima Toyota, mi sembra la BJ73 degli anni 70. Lo stand vicino a me è pieno di carburatori di tutti i tipi. E qui c'è una bellissima insegna della Peugeot con dei bei bidoni che a me piacciono tanto, le latte, quello lì della Golf è bellissimo. Motorini, quanti ne vogliamo. Bellissima sta bicicletta qua, piccolina per bambini, stupenda. Guardate questa Minarelli da corsa, 50 di cilindrata, che bella. Freno a tamburo.
tutto in alluminio e con il motore raffreddato a liquido e ad aria. Lì c'è il radiatore, bellissima. Di che anni sarà questo triciclo? 50. Compresa la campanella che manca in tutto, non è la sua. Bellissimo, bellissimo questo Benelli. Queste mi sembrano moto Morini, adesso andiamo a vedere. Guardate la costruzione di questo motore. E qua c'è anche una bellissima alfetta, mi sembra una quadrifoglio oro, stupenda. Sì, sì, quadrifoglio oro. Ecco qua una rarissima Lowy Varzina, meravigliosa, la prima che vedo dal vivo, veramente. Guardate, microcar, che splendida, veramente. Ciao, grazie, grazie, bellissima. E la gente gira con i carretti per potersi caricare tutto quanto. Questa dovrebbe essere un Audi. Adesso inizia il giro e qua i tedeschi impazziscono per i nostri motorini Piaggio. Ciao e Boxer. Ed ecco svelato il bilico daily, tutto BMW. Tutti bellissimi pezzi BMW, chiavi originali, testate, freni a disco, mi sembra tutto per moto, adesivi, tutto molto bello, selle BMW. Qui c'è una bella Ducati, però non la riconosco. E guardate Vespe. Una Honda, bellissime, c'è anche una 150 Sprint e una automatica, molto bella. Che bello che è venire qua, parata di vecchi motorini, Garelli, Gilera, qui c'è un Caballero. Che bello. Guardate che maxi vaso di Nutella, latte, questa non l'ho mai vista, sta moto rumena. Riviste Autosprint e Enciclopedia Ferrari. Qui vanno soprattutto i motorini, guardate questa Graziella con questo motorino particolare, incredibile, non l'ho mai visto, una specie di moschito con una rulliera, eccola lì che si vede, piccolissimo carburatore. Anche la testata è piccolissima, avrà una cilindrata di 20-30 centimetri cubici, bellissima. Una vecchia saltafossi, tutta arrugginita, Carelli e Aprilia 125. Qua ci sono questi bellissimi Maico coperti, guardate la testata, guardatela in proporzione alla mano. Mega offerta di Piaggio, di Ciao, di Bravo, di Boxer, di tutti i colori. Qui c'è il Grillo, Vespe in quantità industriale. Bellissima questa Suzuki 500, due tempi. Guardate il mega freno a tamburo davanti, bella, bella nella meccanica, bellissima.
tantissima merce. Macchine a pedali belle, che belle, tante belle insegne. Di questa non mi ero accorto, la più bella per me. Bello questo Pix, bellissimo colore. Parata di bici da corsa. Ora un bicchiere che è venuto su bar. Fantic 125. Madonna, qui c'è la Suzuki GT750, una delle moto più belle per me assieme alla Honda. Intanto passa un carrello con su una giardinetta. Dicevo, una delle moto più belle per me in assoluto assieme alla Honda 4. Che bella, anche i colori. Se non vado errato dovrebbe essere una due tempi. Sì, è un due tempi e un tre cilindri ed è veramente spettacolare. Guardate la meccanica, che bella. Bella nei colori. Strumentazione molto bella e completa. Ha dei colori meravigliosi. Delle vespe. E qui c'è il reparto Garelli, che a me sono sempre piaciuti tanto questi motorini, più dei Piaggio. Lì vedo anche un Califfo, madonna, pensare quanti ce n'erano una volta. E questo tubone, non ditemi che non è splendido. Non mi sembra un 50, ma è bellissimo. E guardate questa moto, che dovrebbe avere un motore rotativo Wankel, mai vista dal vero. Guardate che incredibile. Parto dal freno a disco davanti, guardate che situazione. Pazzesco. Poi qui un motore Sachs. Che roba. Mi diceva adesso il venditore che è chilometri zero, perché è un fallimento, era un fallimento, ed è comunque una moto veramente bellissima. Che bella, che moto particolare. Questa è una moto secondo me rarissima, io non l'ho mai vista. Sì, il fatto che non l'abbia vista non significa che è rara, però comunque di moto ne ho viste. Che bella, guardate anche le marmitte. Direi fino adesso uno dei pezzi più pregevoli che abbia visto. Guardate anche il tamburo dietro. È impressionante vedere il motore da qua. Bellissima. Guardate queste piccole biciclette, che tra l'altro arrivano da Conegliano, quindi vicine a me. Bellissime, veramente stupende. Qua c'è tanta bella memorabilia, delle lattine. Qui un Ciao tandem in verticale, che roba. Un esercizio di stile. Qui vedo un bel reparto Honda, marmitte per la Honda 4, serbatoi della Honda 4. Bellissima roba. Guardate che bello questo bidone di olio Fiat
mi piace tantissimo. Tiralo fuori. No, ti ringrazio, grazie mille, grazie. Tanta bella roba. E guardate qua, da un fusto dell'olio cosa hanno ricavato. Ah, bella saltafossi. Madonna, quanto mi piacevano ste bici. Tantissimi ciao comunque. Bella sta Kawasaki, molto bella, 500, tre cilindri, anche questa a due tempi, tutta restaurata. Guardate il freno a tamburo davanti, che bella. Un'altra arancione. Mentre passa quest'auto che non so cosa sia, Ducati Panta. Parata di motorini e moto, guardate questa Motobi, che forma particolare che ha il motore. Un motorino Moto Guzzi. Belli. Questo è uno scooter che invece non so che cosa sia, una ISO, passato col gasolio come piace a me. Belle insegne, bella quella della Shell, Scrambler e altri due. Qui c'è una Mondial, una Ducati 750 Sport. C'è anche rivendita di martelli pneumatici, attrezzatura tipo ferramenta, Fantic Strada e un bellissimo 301, anche questo quanto mi piaceva. Una bellissima saltafossi Giulietta e qui un'altra, una Zenith. Comunque i furgoni tedeschi, sarà perché non sono abituato a vederli, però sono tutti belli. Anche qua altre saltafossi. E guardate questa bellissima Bianchi da corsa, meravigliosa. Non so se è restaurata o se è originale, mi sembra di sì, però guardandola è sicuramente restaurata, però è veramente meravigliosa. Guardate questo povero ciao. E qui un motorino che noi non siamo abituati, sicuramente un motorino tedesco. Si tratta di un Solex 6000, molto bello, molto particolare. Tutto caratterizzato, che bello, che particolare. Guardate anche sotto nella meccanica. Le sospensioni posteriori, addirittura col freno a disco posteriore, che roba. Un motorino degli anni 70-80 probabilmente, col freno a disco posteriore. Particolarità è che ha la trasmissione a cardano, guardate che roba, non ha la catena. È complicato. Eh sì. Però c'è tutto, è completo. Io non l'ho mai visto. Non l'ho mai visto un motorino col cardano. Sono pochi. Bello, forse il più bello che abbia visto fino adesso. Questa cosa qua è veramente particolare, questa sporgenza. Incredibile, col cardano. Madonna, quanta roba che c'è che mi piace, ma non si può comprare. Una vecchia pompa a cariola. E un frigorifero, forse Fiat. No, Zoppas. Bellissima la Triumph Trident. Ho uno sguardo anche a questo bel Renault Saviem, un Saviem con addirittura la gru.
E guardate questa scocca di auto. Parata di vespe, una più bella dell'altra, c'è una rally. Che belle. E tutte come piacciono a me, con un po' non restaurate, con un po' di gasolio. Anche qua tanti bei motorini, ciao. Bello con questo modellino in scala 1 a 12 della Stratos, filo guidato, Rehell probabilmente. Oh, si iniziano a vedere un po' la mia passione, le radio. Beh, bellissima questa bicicletta Moser. Qui tanti bei ricambi, fanali, filtri dell'aria, volanti, fanali ancora, lattine, contachilometri. Qua sono lì. Grazie. E qui quantità industriale di libretti uso e manutenzione, bellissimi. Uno più bello dell'altro. C'è la NSU Prince 1000. La 128, 124. Simca 1301. Bella questa Suzuki GSX 750, 16 valvole, fine anni 70 e primi anni 80. E qui c'è questo motore Lavazza che non so di che auto sia. Prima di andare via tanto ricorciamo l'auto. Poi ripeto, veramente bello. Ah, questa insegna mi fa morire veramente. Qui c'è un telaio di Sidecar. Ah, la Volkswagen che era passata prima. E qui c'è una bellissima Honda VFR 400R con i suoi bei colori. Che bella, che la Yamaha merita. Bella questa moto. Ci sono questi motosega antichissimi. Guardate, guardate quello lì. Mai visto un motosega così antico. Che bello. Che roba. XL. Guardate queste, che roba. Qui è proprio tanta ruggine. Bello quel motom lì vicino, non lo avevo visto. Reparto insegna, tante tante belle insegne, però tutte ristampe, tutta roba nuova, a parte questa vecchia Citroen anni 80. Per il resto mi sembrano tutte rifatte. Qui adesso siamo verso i box. Posso dire che io nel posto dove sono, fuori nel circuito, pago 150 euro per la piazzola dei 3 giorni. Li vedo un bel motorino Gilera. Mi piaceva molto anche questo. Ed ecco la Lowell Varzina, adesso la vediamo un attimo meglio, la prima che vedo dal vivo. Però era spaziosa, ci stavano dentro bene 2 persone. Guardate questa Ferrari a pedali, tutta scolorita. Ricordo che 20 anni fa, quando sono venuto giù la prima volta, la prima e unica volta, la roba più bella era all'interno dei box, probabilmente anche molto più costosi. Infatti inizio già a vedere bellissime cose. Questa splendida insegna, uno stereo che mi fa impazzire, guardate, Larsen, Super Jumbo, lattina Agip, bellissima. Bella questa auto junior a pedali,
che bella, addirittura con le sedie, con le tele delle sedie anni 70, che meravigliosa. Guardate la bicicletta a Frera. Entriamo nei box, però prima vado a vedermi i modellini. Che belli, meraviglioso, guardate questo camion qua, incredibile, che gigantesco. Informiamo i visitatori che i servizi igienici sono situati all'interno dei box nel passo 2 e sulla pista alle curve. Guardate che roba bellissima, bellissimo questo modellino della Same, tutto in metallo, pesantissimo, l'ho sollevato. Parte dei cerchi 17498, il Fiat trattore a pedali, bella la pompa di benzina, oddio, qua impazzisco perché c'è il reparto lattine che per me è proprio tantissime, non le ho mai viste come questa lattina francese Vedol, bellissime, anche l'Antar mai sentita, una più bella dell'altra. Ah, bella questa DX e bellissimo il Fiat 682 N2, che mito. Quanta bella roba, qui sempre DX. Qua, madonna. Guardate qua, tutti in scala 1,24, una specie di sfascio. E qui un'officina, quella della Shet, anche qua tutti 1,24. E qua siamo sempre all'esterno del paddock, tanta bella roba anche qui. Segna Alfa Romeo, rotta ma bella. Guardate questa Vespa, direi prima vernice, bellissima. Una serie di motorini Motobi, bel Kajiva Elephant, seconda serie sul rimorchio. Che belle. E quanta roba, inizia anche ad esserci un po' di gente. Qua ci sono anche tutte le autoradio e sono quasi tutte Blaupunkt o Grundig, no, c'è anche qualche Clarion, bellissime. Vediamo se c'è anche quella che avevo io, la Verona. Questa è la mia prima autoradio, la Verona SQR29. Che ricordi, mi era costata 300.000 lire se non dico cavolate. Questo Ducati 125 regolarità mai visto. Faccio solo vedere le dimensioni di questo splendido freno a tamburo, guardate, incredibile. Belle insegne vecchie, anche modellini di una volta, Real. Guardate questa saltafossi con due fanali, forcella chopper, freno a tamburo davanti, che bella, bella anche il colore. Beh, qua tutta bella roba, tanti bei modellini 1,24, insegne. Guardate questa, qui sì è un cantiere navale, mettersi a restaurarla, ruggine dappertutto. Però belle, nonostante il fatto siano piene di ruggine, sono molto belle, mi piace vederle così, diciamo. Mi piace vederle restaurate, però è bello anche vederle così. Andiamo un attimo a vedere, perché qui scorgo dei pezzi da 90, compreso un 190, probabilmente 35. Qui c'è un bel 242, un Ford Transit, prima serie. L'OM Leoncino, un bel Fiat 640N,
belle anche le lattine. 30 euro. 30 euro, ok. Ecco, adesso abbiamo il permesso per salire un attimo a bordo del 640N, che è bellissimo, così vediamo la strumentazione. Che roba, bellissimo, c'è dentro anche la sua bella brandina. Guardate il volante, le dimensioni, che forte, veramente bello. E qui c'è questo 190 F35 trattore, bellissimo. Guardate che mezzo e che carico che ha, bello. Motore 8 cilindri AV, e qui trasporta questo particolare camion autocarro che era, credo fosse un Mietitrebbia, ma non ho un vaglio. Che roba. Parlavo adesso col rappresentante del circolo camion d'epoca, che mi diceva che questo era un vecchio, è un vecchio Fiat, forse 416 o 426, adesso già non me lo ricordo più. E guardate tutto il telaio del macchinario in legno, madonna che robe, tutto l'attrezzo è fatto in legno, il vaglio, diciamo la mietitrebbia, è tutta in legno. Guardate gli attacchi, il ferro era troppo costoso e si usava solo nei punti più necessari. Bellissimo veramente, qui le pulegge. Guardate il ponte posteriore, la conformazione. Però il 190 è bellissimo, ma il mozzo dietro verde assolutamente no, e neanche quello davanti. C'è anche poi il Fiat 691N, bellissimo. Bello il 691, bellissimo. Trovo interessante la realizzazione di questi mobili con stile auto e camion divanetto, tavolino con semaforo e sedie da Vespa. Tutta roba molto bella, interessante, guardate, tutta bicchieri. Qui c'è una bella bianchina. Comunque è sterminato e girarlo tutto ci vuole veramente un sacco di tempo. Qui ce n'è un altro di Solex, leggermente difforme sulle sospensioni posteriori, però praticamente uguale, solo che è un cadavere questo. E adesso vi faccio vedere, ci facciamo anche la pasta asciutta, io e Gianfranco. Abbiamo tutto, siamo equipaggiati. È stato incredibile comunque aver venduto il Sulky nel giro di 5 minuti ieri sera appena arrivato. E qui c'è veramente un bel stand con tante insegne e lattine, tutto originale, veramente molto belle. Il muso di una macchina americana, di una Buick, lattine bellissime, una più bella dell'altra. Ecco, qui c'è uno stand con roba veramente molto molto bella e pregiata. E qua un bel Malanca 125 bicilindrico, una vita che non ne vedevo uno. Una volta era una bella moto, anche antiquariato, tipo macchine da scrivere o comunque macinini da caffè, altri oggetti.
Allora, io sono rimasto veramente contento e soddisfatto, vi ho già detto i motivi, però sento, raccolgo delle voci, le giro come le sento, che non è più la fiera degli anni precedenti e che ci sono tantissime piazzole che non vengono assegnate. Però per me rimane una bellissima mostra a scambio. Lì vedo una puma. Questa è una bellissima puma. Sembrava proprio una Ferrari. Ha il motore Volkswagen. Guardate, dietro sembra veramente una Ferrari anche davanti, ma ha una linea entusiasmante. Correggo, non è la Puma come stavo dicendo, ma era un kit della Karmann ed ecco perché è Volkswagen. Quindi penso sia anche una macchinetta rara, bellissima e anche molto sportiva. È davvero bellissima questa Karmann Ghia. Karmann kit, non Karmann Ghia, scusate. E qui c'è questa cagiva che non avevo mai visto. Parata di vecchie glorie motocross anni 80, direi, perché hanno tutto il monoammortizzatore. Bel Maico. Una vecchia Suzuki GSX 1100ES, bella. E qua c'è una mia passione, questi motori sezionati da scuola guida, dove si vede praticamente tutta la meccanica, cambio compreso, mi sono sempre piaciuti tantissimo. Comunque è una constatazione che riesco a fare rispetto all'edizione di 20 anni fa, quando ero venuto giù io. È la, direi, assenza di moto giapponesi di una certa qualità, tipo le Honda 4, non ne ho vista neanche una. È vero, la Suzuki GT c'era e quella è, equivale alla 4 dal mio punto di vista, però o non c'è richiesta o non ci sono, diciamo, nel senso che se ne trovano anche, quindi non saprei dire, insomma. E invece ciao tantissimi vespe, tantissime, va la piaggia praticamente. Qui secondo me c'è una chicca, questo bellissimo Honda SH50, davvero bellissimo, rosso, ben tenuto. Vediamo quanti chilometri ha, 8662, molto bello. Guardate che bel freno davanti, mi è sempre piaciuto. Adesso però vedo le frecce abbastanza messe male, vabbè, si possono sostituire, ma... E guardate qua adesso che mito che c'è, mi viene in mente, altrimenti ce l'abbiamo, bellissima Ford, stupenda, che bella, proprio usata da Bud Spencer, bellissima, che poi purtroppo gli dava fuoco. Un'insegna meravigliosa, bellissima, con l'F40 qua via, bellissima. Ed eccoci qua sulla curva della Tosa, una MV Agusta, madonna che testa gigantesca, che motore incredibile, enorme. Guardate rispetto alla mano. E qua un pezzo da 90, una Laver da 750 SF. E questa è l'uscita alle 7 di sera, il primo giorno di venerdì. Si lascia qua tutta la roba. Lì c'è un bel Volkswagen T2 pickup. E si lascia qua tutta la roba avvolta nei teli, vedete, un po' tutto chiuso. Ecco lì il T2 targato Bologna, e si esce, si pernotta fuori, diciamo, teoricamente non si può rimanere in pista, insomma. Poi se qualcuno dorme dentro nel furgone, questo
non è dato a sapere, insomma. E una bella Fiat 125, eccola qua, bella, grande macchina per me. Guardate la colonna dei furgoni, e dietro di me ce ne sono tantissimi, ve li faccio un attimo vedere se si vedono sullo specchietto. Comunque è stata una buona giornata. Eccola una piccola Isetta, una Vespa 400, non una Isetta, da restaurare, un trattore. Allora stanotte, cioè la notte tra il venerdì e il sabato, la passo con la tenda quechua, quella che si apre da sola, ma vedremo se si chiuderà da sola. Sarà un dramma domani a chiuderla. Ce l'abbiamo fatta, l'abbiamo caricato, adesso se ne va in Germania. Ecco che se ne vanno. È stata veramente un'ottima giornata. Comunque c'è gente che fa acquisti in grande, guardate il carrello pieno di insegne. Allora è sabato pomeriggio, sono le 4, vedete la gente sta un po' scemando, andando via, però adesso voglio andare a vedere se c'è ancora il motorino Sachs e se c'è ancora quella bellissima moto con il motore rotativo. Eccola là, la moto, la splendida Hercules col motore Wankel, bellissima, bellissima, uno dei pezzi più belli che ho visto qui, oggi me la riammiro ancora. Incredibile, che bella. Il sax era qui, quello bello, ed è stato venduto. Guardate questo Honda nuovo CT125, che bello che è, veramente non l'avevo visto ieri, è veramente favoloso, bellissimo, in vendita a 5.500 euro, però davvero spettacolare, non l'ho neanche mai visto, non targato, nuovo, non so se è possibile rimatricolarlo. Bello, bello. Questo è il mio amico Gianfranco con l'acquisto che ha fatto proprio oggi. Bellissimo! L'uscita sabato sera. Stasera ci meritiamo anche una buonissima cenetta. Ultimo giorno, domenica. E adesso vi faccio vedere l'ingresso al circuito per andare... dove sono io e il mio amico Gianfranco. Ecco, adesso entriamo nel circuito. Bella, buona domenica, 7:10 del mattino. Allora, qui è tutto vuoto. Dicono che mancano all'appello più di 1000 espositori, dicono, sono tutte voci che si raccoglie, che si raccolgono, diciamo, tra i vari espositori. Però a me sembra una gran bella mostra scambio, fiera, diciamo, chiamatela come volete. C'è una bella tratta senza nessuno per quello, ma
quando l'avevo fatta io 20 anni fa come visitatore, mi ricordo che tutta la pista era piena, però questo sì, perché l'avevo fatta tutta, una grande stancata, ma ecco, adesso dovremo avvicinarsi alla Tosa e da qua inizia. Vi faccio vedere solo questa macchina tagliata americana, bellissima, bellissima veramente. Non potevo andarmene via da Imola senza fare almeno un saluto a dove è capitata l'enorme tragedia del mitico Senna. Faccio vedere questi motorini Honda che non ho mai visto in vita mia. Guardate le dimensioni della ruota posteriore, dove non ci sarà solo il freno ma anche tutti i dispositivi per la trasmissione. Bellissimo. Honda. Non ci arrivo. Veramente particolari. Bene, sono le 15 di domenica e abbiamo finito. Si parte, si torna a casa. Allora, sono le ultime occhiate prima di andare via e guardate qua che razza di modello di treno incredibile rispetto alla mia mano. Guardate le dimensioni. Stupendo. Allora, il camion, il 691 meraviglioso, è in moto. Adesso, se c'è il proprietario, gli chiedo se mi lascia salire. Porca miseria, se è bello. L'unica cosa che non mi convince è il paraurti. Qua abbiamo il proprietario Franco Guerriero, che ha anche la ditta FG proprio qui a Mordano, e mi lascia salire per andare a vedere. Sì, che motore! Andiamo a salire. Madonna, che impeccabile che è! Franco, sembra nuovo! O lo è nuovo! Guardate la strumentazione, è quella tipica del 691, del 180, bellissima. Cruscotto perfetto. Sedili, vabbè, rifatti come i pannelli porta, però bellissimo, bellissimo. E assolutamente tenuto in condizioni superbe. Ed ecco Franco, il fortunatissimo proprietario di questo 691 stupendo. Ti invidio! Allora, Franco ha detto che mi porta a fare un giro brevissimo. Madonna, che onore! Ne sono onorato, Franco, ti ringrazio tantissimo. Questo è il cambio meccanico, non è facile da guidare questo. Ci sono un paio la doppietta. Ma quante leve hai? Due, una, questa è la marcia e questa è la marcia. Ah sì, quindi è proprio ridotto, 691. Ridotto e veloce. Bellissimo. Il cambio meccanico. Ma è tuo da quanto allora? Ma io ce l'ho almeno 4-5 anni, il tempo che l'ho restaurato. Dopo abbiamo restaurato anche il 690 N3. 690, quindi hai un baffone, un 690 N3. Hai anche Turbo Star? No, l'ho avuto. Sentite che motore. Madonna, che fortuna. Anche un piazzale bello grande che puoi andare. Sei mai venuto su da noi a Levico a fare il raduno? Sì, fatto il raduno, le locchere. Sì, abbiamo fatto quest'anno. L'anno scorso? No, quest'anno. Adesso faccio il giro. Ma quando è
che hai fatto raduno alle Locere quest'anno? L'abbiamo fatto prima dell'estate. Ah, neanche sapevo. Beh, ha un'accelerazione veramente invidiabile. Questo è il cambio meccanico. Madonna, non sarei mica capace di guidarlo, eh. Ah, non è facile. Beh, Franco padroneggia il mezzo, ovviamente. Che bello. Ah, è stato un privilegio poter salire sul 691. Allora è finita, sono le 17 e è stato un weekend incredibile. Ormai tutti sono andati quasi via. Carrello vuoto.